Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, siamo qui per il ringraziamento per voi, per i miei 300 iscritti, che ormai siamo anche più di 300 ragazzi. Siamo intorno ai 340 se non ricordo male. E sono qui per ringraziarvi dei vostri 300 contributi e più. E per questo, per il vostro aiuto, per la vostra, diciamo, il vostro sostegno, io ho deciso di fare il Fuck You Time, dove, diciamo, leggerò le 10 domande, le 10 curiosità vostre che mi avete detto, che mi avete chiesto. Diciamo che ho preso le prime che ho trovato, perché prima del video dei 200 iscritti ne erano arrivate veramente poche. Comunque sì, ho preso le prime 10 domande, le vostre curiosità, le ho messe in un foglietto, cioè in un cartoncino. Un cavolo di quaderno, ragazzi. E niente, ragazzi, partiamo subito con il Fuck You Time. Ovviamente io lo farò in classifica, salirò piano piano sempre a quella che mi fa, andrò sempre più in alto. Magari diciamo che il podio sarà quello che sono le domande che mi sono piaciute di più, che mi hanno fatto più ridere magari. Che dire, ragazzi, partiamo con la numero 10. Ce la scrive Pepper Revelation 94. Prenderà Xbox One o PS4? Allora, ragazzi, io ho guardato alle tre le varie conferenze, sia di Sony e di Microsoft. Sinceramente è stata, diciamo che è stata migliore la PS4. Però ragazzi, io ho sempre avuto console Microsoft, Xbox, eccetera. E sinceramente quindi non mi sento, vorrei continuare a prendere Xbox, quindi prenderò anche Xbox One al lancio. Ho visto una buona offerta a MediaWorld che fanno Xbox One sempre a 500 euro. Offerte, ragazzi, 500 euro sono molti. L'offerta, quindi danno l'Xbox One a 500 euro, quella dell'anniversario, cioè the day one, col joystick, il Kinect e la console, e in più Forza Motorsport 5. Allora, chi di voi è appassionato di giochi di auto se lo prenderà subito, perché è veramente un'ottima offerta. Quindi ragazzi, che vi dico, che avrà Xbox One al lancio, comunque sia in quel periodo, verso dicembre, me lo faccia sapere anche in un commento. Sicuramente chi se la prenderà, così giocheremo un pochettino insieme sui titoli, su vari titoli che usciranno per quella console. La numero 9 me la fa Andy Terragni. Qual è il tuo youtuber preferito da cui prendi spunto e prendi dei consigli? È quello non italiano? Ah, ragazzi, l'idea di partire con dei video su YouTube mi è stata data, diciamo, da quasi tutto lo staff di Melagodo. Allora, a me sono piaciuti tantissimo i loro video su gameplay e tutto, recensioni, vlog, tutto il loro componente. Comunque sia, la loro squadra mi è piaciuto tantissimo, è veramente una squadra ultra molto unita. Anche vederla negli eventi di GTA 5, di Call of Duty Ghost, a poterli giocare e io poter vedere il loro gameplay sul loro canale mi ha veramente colpito e anche affondato, perché da quell'affondo mi è partita l'idea di fare video su YouTube. E comunque sia, ragazzi, questa è mia idea. Comunque sia, ha portato voi 300 e passa iscritti a venire nel mio canale, quindi darmi un sostegno maggiore in questa avventura che ho intrapreso. Quindi ragazzi, questi sono i youtubers italiani che mi hanno colpito di più. E poi quello non italiano, quello che mi è piaciuto di più, mi è piaciuto molto PewDiePie, solo che diciamo mi fa ridere, è figo come fa il gameplay, solo che io non ne capisco una mazza di inglese, quindi li guardo, mi faccio due risate quando sclera, queste cose mi fanno ridere. E niente, ragazzi, questi sono i miei youtuber preferiti e spero che loro comunque sia continuino ancora per molto tempo, perché mi piacciono comunque i loro video. L'ottava domanda me la scrive Due Sardi sul Tubo. Di che zona della Sardegna sei? Allora, ragazzi, io sono del sud della Sardegna, precisamente sono di Cagliari. Quindi, ragazzi, quando siete di passaggio, venite a Cagliari, ditemelo pure, che ci vediamo, magari si prende un caffettino, si parla. Ovviamente parlo per quelli che vivono in Italia. Io purtroppo sono isolato, essendo in Sardegna non posso partecipare a nessun evento di gaming, comunque sia, dove andate voi, perché sono isolato, sono in Sardegna, quindi non mi viene per niente bene. Ogni volta a prendere un volo, comunque sia prendere la nave, è un bordello allucinante. Allora, la numero 7 me la scrive Marco Mars. Curre, tu che squadra tieni? Allora, penso che voglia dire che squadra tifi. Io sinceramente, ragazzi, simpatizzo per la mia squadra di
della mia città, che è il Cagliari, e tifo anche un'altra squadra, una italiana ovviamente, e tifo il Milan, perché è una squadra che mi è piaciuta sempre, comunque sia la seguo da un bel po' di tempo e mi dispiace un pochettino per adesso, per il periodo buio di merda che sta passando, in cui non sta facendo una minchia. Ovviamente tutti gli interisti e gli juventini saranno contentissimi di questo periodaggio per il Milan, però vabbè ragazzi, ognuno ti fa la propria squadra, io non ho niente contro nessuno, niente ragazzi, questa è la squadra che tifo, le due squadre che tifo italiane, niente. 6, la numero 6, Multifox97 mi scrive: hai una ragazza? Non ho una ragazza ragazzi, non ho una ragazza ragazzi, vabbè comunque sia, non ho una ragazza, ragazzi, per voi meno male che non ho una ragazza, perché altrimenti non riuscirei a fare neanche un video al giorno, ma sappiate che io quando mi fidanzo, diciamo che non sto mai in casa, esco quasi sempre, ci metto a piede pochissimo, forse il lunedì, il martedì magari ci starei in casa, veramente ragazzi non so quanto potrei sopravvivere su YouTube a quei ritmi, magari due video alla settimana sarebbe una merdata, quando invece posso divertirvi comunque sia per tutta la settimana. Io cerco di divertirvi per tutta la settimana facendo un video al giorno, sforzandomi di farlo. Scusatemi per queste piccole vacanze che mi sono preso dopo Ferragosto, per questi tre giorni comunque sia di vacanza, veramente raga, avevo bisogno di riposarmi un pochino, perché ovviamente ho avuto anche un pochettino, grazie a questo riposo, un pochettino di idee per fare altri nuovi video, comunque sia presentarvi qualche nuova serie, spero di riuscire a presentarvi qualche nuova serie e qualche nuovo titolo che sta per uscire, come sapete voi GTA 5, Splinter Cell anche se non sbaglio, dovrebbe essere anche un bel gioco, un genere che mi piace tantissimo. Quindi ragazzi, vi farò sapere quando mi fidanzerò eccetera, tanto lo saprete presto. Numero 5, Mr. The Ali J. scusate se non pronuncio bene i vostri nomi, ma anzi questi nomi ragazzi sono anche molto più tranquilli di quelli di alcuni che ho visto in altri canali. Da dove è nata l'idea per il tuo nome? Allora, il mio nome è Curre93. Ragazzi, Curre93 nasce... Allora, 93 nasce perché io sono nato nel 1993. Curre nasce perché giocando... Io prima ero un giocatore di basket, ragazzi. Giocando a basket, tutti i ragazzi, invece che chiamarmi con il mio nome... io mi chiamo Luca. Invece che chiamarmi con il mio nome, mi chiamavano per una parte il mio cognome. Mi chiamavano Curre. Allora... Questo Curre me lo sono trascinato per anni e anni, fino a quando ho incominciato a giocare, fino a quando ho incominciato a giocare su Xbox, mi sono fatto il profilo online, dovevo fare un nuovo profilo perché ovviamente avevo fatto un profilo solo offline, avevo deciso di chiamarmi Curre e ovviamente per non lasciarlo senza numero ho messo Curre93. Che è la mia data di nascita. Comunque sia, Curre93, Curre è una parte del mio cognome, 93 è la mia data di nascita. Numero 4, Pier Folgarei. Curre animali domestici? Allora ragazzi, io sì, ho animali domestici. Ho due criceti, uno bianco, uno biancastro grigiastro, roba del genere, e uno nero, sempre nero grigiastro. Le sfumature ragazzi, gli hanno fatto i tattoo e quindi li hanno sfumati per bene. Ho due criceti, non ho cani, non ho gatti, ho due tartarughe, ho dei pesci, dei... gupi, roba del genere, mi ricordo, non li acquisisco neanche, che non me ne frega niente. E basta, nient'altro, avevo un camaleonte, ma purtroppo sono animali che non resistono al... Cioè, non resistono... Cioè, bisogna curarli benissimo, ragazzi. Io non è che riesco a curare benissimo gli animali. Preferisco animali semplici come possono essere i criceti, che sono più tranquilli, li dai a mangiare, li dai a pagliette e se restano tranquilli lì. O anche come il cane, che comunque sia soffre di solitudine, se è lasciato da solo, magari se me ne parto fuori, non lo so come se quando torno diventa aggressivo o perso. Poi, numero 3. Allora ragazzi, io ho messo un'altra domanda sempre dello stesso ragazzo, di Marco Marz, che anche questa mi è piaciuta tantissimo. Qua siamo già sul podio, la numero 3 ragazzi. Marco Marz mi scrive: Curre, perché tieni le cuffie in quel modo? Non sono scomode quando giochi? Ah ragazzi, le cuffie, io, queste cuffie per me sono fantastiche, non sono neanche scomode ragazzi, ve lo giuro. Perché voi prendete, allora avete qui, regolate la
la larghezza, comunque sia quanto devono scendere. Dopodiché, se volete mettervele come me le metto io in questo modo, io vi consiglio sempre di scendere tutti e due i ganci, ovviamente per chi ha queste beats, per queste beats il mixer, e mettervele così, così, in modo che la, diciamo, questo cazzo di archetto vi tocchi il collo e si blocchi. Ragazzi, per me non sono scomode, sinceramente sono delle belle cuffie, forse non sono adatte al game, perché comunque sia, io vi giuro ragazzi, sto così, prendo le cuffie, dai, ok, prendo le cuffie, me le metto così, prendo questo, prendo il microfono, siccome non ho cuffie da gaming, prendo il microfono, me lo metto sul collo e metto il microfono in questo modo. Per molti di voi sarà scomodo una cosa del genere, però per me non è scomodo, sinceramente non mi dà fastidio avere questa cosa sul collo. E niente ragazzi, se volete dei suoni molto bassi, queste cuffie hanno dei bassi allucinanti ragazzi, a me piace proprio per questo. Se volete delle cuffie che hanno dei bassi eccezionali, io vi consiglio queste mixer, anche perché se dovete comprare delle cuffie da gaming che costano sui 250-300 euro, è meglio comprarsi un paio di Beats che hanno, sinceramente a me piacciono molto i rumori degli spari quando gioco negli FPS come Call of Duty, Battlefield 3, e gli spari si sentono perfettamente con queste cuffie, sentite proprio degli spari e sentite anche molto bene i passi degli avversari, e questa è una cosa utilissima quando giocate in tutti contro tutti. Quindi ragazzi, che cosa vi posso consigliare? Io sinceramente non mi trovo in quella posizione, le cuffie per me non sono scomode, consiglio sempre e comunque di giocare con delle cuffie, perché è tutto un altro mondo, ve lo giuro, è tutto un altro mondo. Arriviamo ai gradini alti del podio, e ovviamente la pagina non gira, cazzo. Me la scrive un mio amico che è uno stronzone. Questo mio amico si chiama Alberto Ezzi, o come meglio potete anche chiamarlo Bebbo92. Bebbo92 sicuramente l'avrete visto nel ramoscello, nel glitch bug di Black Ops 2, quello ramoscello di ferro. Mi scrive: chi è il più forte nella TCT, tutti contro tutti, nella tua lista amici? Allora, beh, io direi che nella mia lista amici il più forte sia io. No, scherzo, comunque sia, secondo me ce ne sono veramente forti ragazzi. Io sinceramente la mia spalla destra su cui posso contare quando devo giocare in deathmatch a squadra Bebbo. Comunque sia, lui mi aiuta, deve ancora imparare tanto, purtroppo non ha giocato come me tutti i Call of Duty. Io ho giocato purtroppo non ho potuto giocare il 2 e il 3. Ho giocato Call of Duty da tutti i Modern Warfare, ho giocato Modern Warfare 1, War at War, Modern Warfare 2, Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2, e volevo riavvicinarmi anche a Call of Duty 2 e Call of Duty 3. Quando avrò la possibilità lo farò, non con i prezzi con cui spara quei giochi GameStop con 20 euro di gioco, 24 euro, ma stiamo scherzando ragazzi, giochi forse del 2005, 2004, che cazzo ne so ragazzi, ma quel prezzo, ma stiamo scherzando. Quindi se io sinceramente Alberto o Bebbo, dai, ti posso dare questa volta l'elogio che ti serve, ti posso elogiare per questa volta che sei il numero 2 della mia lista amici, visto che uno stronzone è passato da Xbox a PS3. So, se guarderai questo video saprai che sto parlando con te. Non dico il nome ragazzi, lo capirà chi ha orecchie per intendere, diciamo. E al numero 1 ragazzi, chi poteva esserci se non un altro dei miei amici che mi fanno scoppiare da ridere, che mi fanno incazzare come una bestia, ma che dai, almeno sinceramente li voglio bene dopo tutto, anche se l'ho tratto di merda. Allora, su Xbox si chiama Cree99 Xbox 360 e su YouTube si chiama XXXXXCree99XX, e mi dice: cosa pensi di me? Allora, prima di tutto penso che sei uno stronzo. No, scherzo. Io penso che tu, allora, quando guardo i tuoi video mi faccio tantissime di quelle risate, ma quando guardo i mi piace e non mi piace che hai, mi faccio ancora più due risate, perché giuro, tutti i dislike che hai, quando lo dici mi fai morire. Quando hai fatto il video, e ovviamente vi devo far vedere un pezzo di video, facciamolo partire subito. Infatti tu haters di merda, se guardi questo video, ma per me non hai le palle di guardare questo video fino alla fine, ma hai le palle solo di aprirlo e mettere dislike. Quindi da questi video ragazzi potete capire che Cree è un personaggio, mi fa morire. Ragazzi, passate nel suo canale, vi giuro, i video fanno troppo ridere, è troppo simpatico, vi giuro, ve lo giuro proprio col cuore, che
Lui è mi fa troppo ridere, ragazzi, vi giuro, mi mette il sorriso quando giochiamo su Xbox. Questo è fondamentale, perché ci sono veramente certe volte che giochiamo su Call of Duty o comunque sia giochi in cui mi fanno sclerare da matti, mi fanno incazzare come delle come una bestia. Lui almeno muore, si incazza anche lui, quindi mi fa ridere, e niente. E ovviamente ringrazio tutti. Come posso chiudere il video? Ringrazio tutti, raga. Ringrazio voi 300 iscritti che comunque sia mi seguite, che mi supportate sempre. Vi ringrazio per quello che state facendo, mi state aiutando tantissimo a crescere, mi state dando un messaggio di continuità, di continuare a fare i video. Vedo che molti di voi sono ansiosi di vedere i miei video, scusatemi per l'inattività di Ferragosto. Dopo Ferragosto mi sono un pochettino lasciato andare, sono stato un pochettino più tranquillo, sono andato anche al mare, sono andato un altro bel po' al mare. Quindi cercherò sempre di colmare i vostri pomeriggi con dei miei video, comunque sia di mattina quando siete liberi, vi terrò compagnia quando sarete a scuola, cercherò sempre di starvi vicino. Spero che voi restiate vicini a me, così possiamo continuare questo percorso tutti insieme. Che dire, ragazzi, da Cure 93 è tutto, mettete mi piace, mettete un bel commento, continuate a bombardarmi, magari se volete adesso bombardatemi di domande sul Fuck You Time, magari farò il prossimo, che ne so, fra due settimane, una settimana, due settimane, tre settimane, un mese, che ne so, ragazzi, quando avrò la possibilità di farlo, quando mi farete delle belle 10 domande, io le sparerò sul canale. Vi ringrazio ancora, vi ringrazio di cuore per quello che state facendo. Quindi da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.